Ragazzi, oggi a pranzo un grande risotto al nero di seppia. Andiamolo ad assaggiare live insieme a voi. Vediamo, vediamo. Mamma mia. Buonissimo, ragazzi. Prepariamo innanzitutto un brodo vegetale. Noi l'abbiamo realizzato con carote, zucchine, patate, cipolla rossa di Tropea e sedano. Primo passaggio, quindi facciamo rosolare la nostra cipollina per 5-6 minuti. Mi raccomando, deve essere tagliata, tritata molto finemente. Abbiamo unito anche le nostre setoline tagliate a listarelle e mescoliamo continuamente in modo tale che niente attacchi al fondo della padella. Dopo un paio di minuti abbiamo anche aggiunto il riso e lo lasceremo tostare per 3 minuti circa, mescolando continuamente, mi raccomando. Dopo 3 minuti andiamo a sfumare con il vino bianco. Lasciamolo quindi evaporare. Una volta evaporato il vino, andiamo ad iniziare la cottura con l'acqua del brodo. Eccoci qua. Man mano che asciuga, aggiungiamo altro brodo e continuiamo a mescolare. A metà cottura aggiungiamo le sacche del nero di seppia. Andiamole quindi a schiacciare e vedremo che rilascerà lentamente il nero della seppia. Abbiamo quindi aggiunto altro brodo e andiamo a mescolare e a continuare la cottura. Continuiamo a mescolare, mi raccomando. Il riso deve diventare nero, nero, nero. Ormai siamo quasi a fine cottura, andiamo quindi a fare una bella spolverata di pepe macinato. Andiamo quindi ad aggiungere una noce di burro e andiamo a mantecare il nostro risotto a fuoco spento, mi raccomando, su un altro fornello. Eccoci qua, il nostro risotto è pronto. Aggiungiamo del prezzemolo per dare un po' di colore al nostro bellissimo risotto. Che profumo! Eccoci qua, andiamo ad impiattare il nostro bel risotto al nero di seppia. Ragazzi, mi raccomando, deve essere di questo colore qua, nero come il carbone. Eccoci qua, il momento della verità. Che spettacolo, signori. Spolveratina di prezzemolo e il nostro risotto è pronto.